Attenzione, il seguente video contiene spoiler minori sulle prime fasi di gioco di Elden Ring, all'incirca fino al primo vero boss. La visione, quindi, è sconsigliata a chiunque voglia evitare qualsiasi tipo di anticipazione. Ciao a tutti, sono Kurai e vi do il benvenuto al primo episodio de Il Ritrovo dei Senza Luce, serie in cui, nelle prossime settimane, discuteremo del vastissimo e meraviglioso mondo di Elden Ring, l'ultima fatica di From Software. In ogni episodio si parlerà di qualcosa di diverso, seguendo il ritmo con cui sto affrontando il titolo. Avendo superato da pochissimo la prima area, in questo primo appuntamento vi parlerò di qualcosa che, personalmente, ho identificato come un difetto. Ci tengo a precisare che non sono qui per criticare forzatamente il titolo, né per fare il bastian contrario, ma semplicemente per accendere una discussione. Detto questo, cos'è che non mi ha fatto impazzire di Elden Ring? Cerco di spiegarmi nel miglior modo possibile. Elden Ring, come tutti sapete, è un open world, un magnifico open world, almeno per ora, pienissimo di segreti e cose da fare, denso di contenuti da far paura. Bisogna però pensare a quale sia il bello di questa tipologia di giochi. Una libertà praticamente completa che permette di affrontare il mondo con diversi approcci. Ed è qui, secondo me, che Elden Ring inciampa leggermente. Non perché non ci siano tantissime possibilità durante l'esplorazione del mondo, che invece è soddisfacente a dir poco, ma perché non si è tenuto conto di quella tipologia di giocatori che semplicemente vuole andare avanti lungo la strada consigliata dal titolo. E qui, per farvi capire meglio cosa intendo, arriviamo al primo vero boss del titolo, Margit, il presagio implacabile. Una boss fight veramente meravigliosa, ma che allo stesso tempo funge da muro. Fino a quel momento, tendenzialmente, il giocatore non dovrebbe avere particolari problemi, anche seguendo la scia delle grazie senza esplorare particolarmente. Poi però si arriva a Margit, un ostacolo quasi invalicabile che costringe il giocatore a tornare indietro alla ricerca di dungeon sparsi in giro, così da livellare e diventare un po' più forte. Spingere i giocatori a esplorare è un'ottima cosa, obbligarli a farlo, invece, no. La bellezza di un open world dovrebbe essere proprio il poter giocare come si vuole, e questo include anche l'andare semplicemente dritti. I giocatori dovrebbero essere premiati per aver esplorato, non puniti per non averlo fatto. E ve lo dice uno che esplora veramente tanto, quindi non sono nemmeno di parte. Semplicemente non trovo giustissimo mettere un ostacolo talmente più forte di te da lasciarti con due scelte: diventare praticamente perfetto, cosa che però si avvicina più ad una challenge che a un'effettiva idea di game design, oppure andare forzatamente a esplorare la mappa, quando magari preferivi farlo in un altro momento. Paradossalmente questo limita la libertà, invece di darla. Si potrebbe controbattere dicendo che il gioco spinge a esplorare fin dall'inizio. Ed è vero, anche solo durante la strada verso questo primo boss ci sono tantissime caverne, tantissime entrate segrete, ma bisogna anche tener conto del fatto che c'è anche la scia della grazia. Se tu, sviluppatore, mi dai una strada giusta, impostata, anche chiara, perché ci sono queste scie che proprio ti fanno vedere dove devi andare se vuoi andare avanti, a quel punto non mi devi rendere quasi impossibile proseguire senza esplorare. Altrimenti il bello non è più «Ah, sono libero di esplorare come sono libero di non farlo», ma è un «Ah, sono libero di andare in giro, ma devo andare in giro, sono libero di entrare in quella caverna lì, ma comunque in giro per la mappa ci devo andare per forza, altrimenti non sono abbastanza forte per andare avanti». E così facendo, quelle zone che dovrebbero essere opzionali, per esempio caverne, catacombe, tanto opzionali non lo sono più, perché tu, è vero che magari puoi scegliere in quali andare, ma comunque devi andare a esplorare per forza, quando in realtà, appunto, l'esplorazione dovrebbe darti un bonus, tu non dovresti avere un malus perché non hai esplorato. E io non dico di rendere più facile Margit, perché il danno che fa lui a te e il suo moveset ovviamente sono veramente ottimi, secondo me non è esagerato, va bene come ostacolo iniziale. Il vero problema è il danno che tu fai a lui, perché se ne fa veramente pochissimo anche potenziando l'arma. Anche esplorando in realtà comunque se ne fa, secondo me, troppo poco.
E non vuol dire che allora, ah, è il boss iniziale e quindi lo devi distruggere. No, assolutamente no. Però, in quel modo lì, la boss fight è veramente tanto lunga. Spero di essermi spiegato abbastanza bene. Non vedo l'ora di leggere cosa ne pensate. Siete d'accordo? Anche secondo voi è un difetto, almeno della parte iniziale del gioco? Aspetto di sentire i vostri pareri nei commenti. Io, come al solito, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.